Inferno Bianco, un sogno realizzato. Eccoci qui, cari amici, sono molto contento di questo lavoro, siamo riusciti a portarlo a termine con grande determinazione e voi non potete immaginare che cosa sia girare a meno 10 sulla neve, in montagna sul Gran Sasso. Ma queste cose io non le vorrei dire solo in net, anche perché sono cose molto simpatiche, ma Inferno Bianco non è stato girato solo per... Che non è poco, chiaramente, mettere i trailer net o parlarne nella scrittura, ma anche per essere proiettato nei luoghi predisposti, cosa che faremo al più presto. Già abbiamo fatto un'anteprima al Teatro San Genesio di Roma e adesso proseguiremo con altre iniziative che di volta in volta leggerete, di volta in volta verrete a conoscenza di quello che faremo. Naturalmente stiamo cercando una distribuzione, naturalmente abbiamo i nostri limiti, le nostre difficoltà, con grande umiltà. Con i piedi per terra, perché altrimenti non si va da nessuna parte, ma con grande determinazione, perché Inferno Bianco significa anche questo, significa un lavoro di un anno che abbiamo compiuto sul Gran Sasso, sulla natura, e che sarebbe molto bello presentare proprio in Abruzzo, come prima proprio in un cinema. E quindi la presentazione in Abruzzo, secondo me, sarebbe... assumerebbe un valore fortemente simbolico, una grande metafora. Oggi sono qui, sono di nuovo sulla breccia e siamo ancora attendendo altri riscontri, altre situazioni, quindi ci saranno tutta una serie di iniziative e di cose che faremo riguardo a Inferno Bianco, compresi interviste, attori, incontri, eccetera, anche cartacee. Già ci sono poi, tra l'altro, con l'occasione però volevo anche riservarvi una sorpresa d'aprile perché vi dovrò parlare anche di una mitica sorpresa che ci sarà e che mi riservo proprio di parlarne con grande precisione perché sta per arrivare anche una cosa molto importante su carta che sicuramente sarà un evento cartaceo. Per quanto riguarda alcune riviste, ma lasciamo la sorpresa d'aprile quando saprai, poi lo saprete perché avremo questa magnifica notizia. Per quanto riguarda altre cose, adesso chiamerò anche gli attori, anche i miei compagni di viaggio, quelli che hanno fatto il nostro viaggio con me, e quindi troverete anche qualche loro testimonianza, ma soprattutto la troverete live la sera della proiezione, quando faremo la prossima proiezione che vi comunicheremo quando sarà. Inferno Bianco, Stefano Iacurti, faremo rumore con i nostri limiti, con l'umiltà, ma anche con la decisione, perché così si va lontano.